buongiorno, oggi siamo qua per parlarvi del NUC, Next Unit of Computing. Che cos'è esattamente? È l'evoluzione del desktop. Intel crede fortemente che il desktop negli ultimi anni sia evoluto e sia cambiato, che l'utente finale sia alla ricerca di un prodotto sempre più piccolo, che abbia consumo ridotto, più compatto, per metterlo in vari ambiti di utilizzo. E da qua nasce l'esigenza di creare un prodotto nuovo, questo è il prodotto di cui stiamo parlando, che può essere che viene venduto in questa soluzione, quindi integrato attraverso il suo case, può essere montato per esempio dietro un monitor perché viene fornito di attacco VESA, oppure viene venduto semplicemente con la sua board, cioè semplicemente come board basta, per cui l'integratore, perché questo è il nostro target dei clienti, noi non vendiamo gli utenti finali ma vendiamo ai nostri integratori, ai rivenditori, può acquistare la board, integrarlo in un chassis a sua scelta e completarlo con i componenti mancanti. Il prodotto così fornito non è completo di memoria, non è completo di modulo Wi-Fi e Bluetooth e manca anche del modulo MSATA. Questo ovviamente è la parte posteriore. Qui abbiamo i due slot per le memorie, SODIMM, quindi due banchi, possibilità di montare due banche di memoria. Qui invece abbiamo lo slot mini PCI Express per la Wi-Fi più il modulo Bluetooth, le due antenne per il Wi-Fi e per il Bluetooth che sono integrate nello chassis, e questo è il modulo per montare il disco SSD in formato MSATA. Attualmente sono disponibili due versioni di questo prodotto. Una versione basata su Core i3, ultra low voltage, che ha un TDP di 17 watt, e una versione Celeron sempre ultra low voltage con TDP di 17 watt. Tutte le versioni, sia Celeron che Core i3, esistono in versione sola board o in versione boxata, cioè integrata in uno chassis. Inoltre, per la versione Core i3 abbiamo una versione con uscita Ethernet e due uscite HDMI, oltre a tre porte USB, e invece una versione invece che sostituisce l'uscita Ethernet con una porta Thunderbolt e ha anche una porta HDMI. Questa è la soluzione Core i3 con tre porte USB, due nella parte posteriore e una nella parte anteriore. Ha due uscite HDMI e la porta Ethernet 10100.000. Questa versione è stata personalizzata dal nostro rivenditore, che ha coperto la parte superiore con una pellicola colorata. Questa è un'altra soluzione di utilizzo. Questa è la versione, diciamo, senza la parte Thunderbolt. La versione uguale ma Thunderbolt, ripeto, elimina la porta Ethernet e inserisce la porta Thunderbolt, che sostituisce anche una delle due porte HDMI. C'è anche la porta di alimentazione, perché l'alimentazione esterna tramite un alimentatore è 19 volt. Questa è un prototipo di una versione però con l'uscita Thunderbolt, come potete vedere, oltre l'uscita HDMI abbiamo l'uscita Thunderbolt e in questo caso USB. Questo, ripeto, è un prototipo USB 3D. Il prodotto ovviamente ha riscosso un grandissimo successo, perché gli utenti hanno visto una nuova opportunità. Ne sono derivati vari tipologie di utilizzo, vari ambiti di utilizzo, dalla soluzione integrata ovviamente normale da PC che può essere usato in ufficio, a sistema di entertainment per la casa, piuttosto che soluzioni anche in ambito business. C'è chi ci installa soluzioni di centralini telefonici VoIP e chi lo usa per solo la board, per esempio, per sviluppare soluzioni di digital signal e integrarlo direttamente magari in pannelli, grossi pannelli da montare in aeroporti piuttosto che in fiere, in ambiti espositivi.